Gli esperti in comunicazione e marketing sono convinti da tempo che televisivamente parlando, ma non solo, sia la disciplina del futuro. Alto tasso di spettacolarità, confronto diretto tra gli atleti, talvolta anche a suon di contatto fisico, salti, velocità e tecnica fanno dello ski cross un prodotto molto vendibile e con il tempo aumentano gli appassionati. Anche quest'anno la Coppa del Mondo torna in alta pusteria, per la precisione a San Candido, dal 18 al 20 dicembre prossimi, 3 giorni ad alto tasso di adrenalina in quella che a livello mondiale può essere considerata una delle culle dello ski cross. A San Candido lo ski cross è nato quasi, perché dai primi anni che esiste questa nuova disciplina a livello mondiale, San Candido è stato tra i protagonisti. In questi 7 anni è stato sviluppato molto esperienza, anche come organizzare, come rendere migliore l'evento sportivo in se stesso. E siamo arrivati a un buon punto, riusciamo a garantire ottima qualità per gli atleti, per gli spettatori e per tutti, anche per gli sponsor. Un grande successo. Ci saranno tutti i più forti atleti al mondo, compresi i 2 campioni olimpici in carica, il francese Jean-Frédéric Chapuis e la canadese Marielle Thompson. Ovviamente super motivata la pattuglia azzurra. Sembra ci siano tutti i migliori presupposti, la pista penso verrà bellissima, abbiamo tanto posto per costruire e sempre tutti gli atleti di Coppa del Mondo sono sempre molto contenti di venire da noi a gareggiare. Entrare nei 10 sarebbe bellissimo e poi ci vediamo fin dove possiamo arrivare. Il programma di contorno della tappa di Coppa del Mondo di San Candido si preannuncia come al solito ricchissimo, con apreschi e serate a suon di musica dal vivo. L'Alto Adige ospiterà quest'anno anche una seconda tappa di Coppa del Mondo di ski cross. Per la prima volta il circuito arriva a Vatles in Alta Val Venosta il 9 e il 10 gennaio prossimi. Abbiamo puntato per la disciplina ski cross, abbiamo una pista permanente che rimane tutto l'inverno. Per quello tante nazioni usano per fare allenamenti su Vatles e quest'anno abbiamo la fortuna che possiamo organizzare la prima volta una Coppa del Mondo.